Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di merda. Vabbè, benvenuti in questo nuovo video. Allora, volevo registrare questo contenuto senza tagli per tutte quelle persone che non mi conoscono, ok? Quindi, ci sono tanti parenti che non sanno effettivamente chi sono, magari non devono neanche saperlo, ok? Ci sono anche tanti clienti con cui collaboro, persone con cui collaboro che hanno delle attività online che pensano che io sia la persona che dalla mattina alla sera vuole fare campagne pubblicitarie, vuole fare marketing, eccetera, eccetera. Io sono anche quello, ok? Ma allo stesso tempo sento che c'è una parte di me che sto nascondendo. La parte di me che sto nascondendo è il vero me, ok? Tra virgolette, il vero me. Quello che fa video su YouTube, quello che ha altre passioni che adesso elencherò all'interno di questo video, ok? Quindi questo video, appunto, lo chiamerò Per te che non mi conosci ancora. Una roba del genere, ok? Detto questo, perché questo video l'ho già detto, ottimo. Quello che voglio dire è che mi sento come se avessi certe maschere con alcune persone della mia vita, che magari mi conoscono da tantissimo tempo. Parlo appunto di parenti, parlo appunto di collaboratori a livello di lavoro, ok? E mi sono rotto le scatole, ok, di dover nascondere questo lato di me. È più una cosa mia personale rispetto che una cosa esterna, però appunto mi sento di dirla. Scusate questa introduzione lunghissima. Ora, chi sono io? Non sono semplicemente quello che fa i video su YouTube, che fa anche un po' l'idiota con sua madre, che fa anche un po' gli piace far ridere le persone, ok? Una buona parte è questa, sicuramente, perché mi piace far ridere le persone, mi piace scherzare, penso che non bisogna sprecare questa vita a vedere le cose negative, insomma, essere tristi, ok? Quindi è meglio ovviamente ridere e divertirsi. Dall'altra parte sono anche il ragazzo che non credeva assolutamente in niente di qualcosa di più grande, tipo universo, Dio, e vuole crederci, ok? Voglio crederci e sto intraprendendo un percorso spirituale. Molto strano questa cosa, in realtà lo sto facendo da 2 anni. Strano ancora per me, ma volevo condividerlo. Se hai curiosità, se pensi che io sono uno sciamano, fammelo sapere. Tra l'altro, altre informazioni di servizio, andrò a fare una seduta con una sciamana, ok? E questo magari lo documenterò all'interno del canale. A parte questo, esatto, una cosa che non ho mai detto a tantissime persone è che ho un canale YouTube, ok? Quindi magari manderò questo video e quindi scoprirai che ad Andrea Minchio piace fare vlog, piace documentare la sua vita. Ad Andrea Minchio piace fare molta introspezione, ok? Perché Andrea è un appassionato di psicologia, sociologia. Tantissime altre cose che lo possono portare a conoscere di più se stesso, ok? Tra parentesi, crescita personale, crescita spirituale. Ok, e questo volevo condividere prima di tutto, quindi mi piace fare vlog, sì, può essere una cosa strana, certo, ma lo faccio da praticamente dal 2015, senza aver mai documentato niente su YouTube, e mi sentivo di condividerlo con te e anche con tutte le persone con cui mi vergogno appunto di questa cosa ancora. Però questo è il primo step, forse. E anzi, sicuro. Però questo è il primo step, sicuramente. Altra cosa, prevalentemente questo, quindi avere il canale YouTube. E mi piace fare rap, quindi svelo una parte di me che pompa direttamente il suo ego, cosa che realmente poi non, nella vita non. Cioè, narro di cose che non ho fatto, ok? Come la maggior parte dei rapper in Italia. Mi piace il rap, una cosa che mi connette molto anche E ricordo che odio mio fratello, ok, che è mancato quando avevo 15 anni. Che dire, ascoltare rap era una cosa che facevamo insieme, semplicemente faccio questa cosa qua perché mi piace e mi piace rappare. Quindi se mi chiedi che genere di musica ascolto, ascolto 99% rap, 1% random. Va bene, quindi anche questa cosa volevo esporla. Altra cosa che volevo esporre di Andrea Minchio è che può sembrare molto strano, Andrea, l'ha detto anche mia madre in un'intervista per S Magazine. Posso sembrare molto strano, e magari sono strano, ok? Magari mi sento, magari Andrea si sente diverso. Ma sti cazzi, effettivamente sti cazzi. E l'importante è che io mi accetto. Sì, è un discorso molto strano questo, forse non so se
lo manderò a qualcuno, però lo caricherò, ok? E scriverò un titolo clickbait per attirare le persone che solitamente non voglio guardino i miei video. Ottimo. Questo è un discorso dove sto sputando fuori cose, molto random, quindi non ho preparato assolutamente niente, come potete aver capito. Esatto, il punto cruciale è questo, secondo me. L'impressione che vi fate di una persona non è mai la sua reale, diciamo, identità. Non è mai il 100% della figura con cui state parlando, ok? Quindi, se mi ritroverò in situazioni a parlare di determinati argomenti con clienti o comunque con familiari e dicono: cosa? Tu fai questa cosa? Oddio, ma perché fai questo? Io mi sono rotto le palle di nascondermi, ok? Lo faccio perché voglio. E voglio dire questa cosa per lasciare andare questa sensazione. Proverò vergogna, molto probabilmente sì, ma me ne sbatto le palle. Scusate il francese che sto imparando in questo periodo. Quindi niente, tutto qua. Magari caricherò su Facebook, su WhatsApp questo video qua, non lo so. Non ho detto troppo, però questo era quello che mi un po' creava frizione e volevo essere a posto con questa cosa. Non so se è il mio, questo forse è il mio accento cambia, che quando faccio i video YouTube cambio la voce. Vabbè, potete accettare questa cosa qua. E niente, oh, finalmente è stato così facile e ora lo dico a tutti. Ciao ragazzi.